La Lofolda è cambiata perché la prima edizione aveva Pippo Scivasi insieme a Renzi, erano due galli nel pollaio e due corottamatori. Poi la coppia si è divisa. Negli anni poi la Leopolda ha assunto un carattere più istituzionale, questa è la prima Leopolda governativa. Non sappiamo bene a cosa possa servire questa edizione, perché se le altre erano Leopolde contro l'establishment, contro i PD, specie la prima, poi via via la cosa ha preso anche altri contorni, si è allargata. E quella di quest'anno forse è la più inutile, probabilmente sarà una passerella per far vedere quanto di buono, secondo Renzi, il governo ha fatto, e forse ci farà capire qualcosa di più su cosa sarà il PD. È significativo che comunque sia per Renzi il suo partito vero sia il PDL, cioè il partito della Leopolda. Come qualcuno ha giustamente ironizzato, un giorno scopriremo che non è che la Leopolda è una corrente del PD, è il PD che è una corrente della Leopolda, cioè il partito vero. Appunto, è quello che si riunisce ormai dal 2010 nella stazione fiorentina. Forse per un militante sarà l'occasione per vedere in che direzione va questa nuova forma partito. Ma il futuro è solo l'inizio, ma l'inizio di cosa esattamente? Immagino che il futuro sia solo l'inizio, l'inizio dovrebbe essere di questa avventura di Renzi al governo, che fino a prova contraria è da pochi mesi, anche se alcune cose le abbiamo già viste o non viste, dipende dai punti di vista, per usare un gioco di parole, e credo che sia l'inizio del suo progetto per l'Italia. E questo garage che cos'è, fattivamente? Questa garage è la retorica forte di Renzi Ma verso Renzi l'estate. si fida dei meccanici, eventualmente? Si fida dei meccanici, ma di soprattutto di se stesso.